Lo sai che con pochi ingredienti e senza lievito puoi fare delle ciambelle golosissime? Dovete assolutamente farle. Per fare questa ricetta ci serve una pentola nella quale mettiamo 75 g di olio. Usate l'olio che preferite, oliva, semi, quello che vi piace. Poi aggiungo 130 g di acqua. Aggiungo anche un pizzico di sale. E ora ci spostiamo di là ai fornelli. E ora accendiamo i fornelli e facciamo scaldare il tutto. Qui sta cominciando a bollire e quindi a questo punto aggiungo 140 g di farina di riso. Comincio a mescolare con la spatola, abbassiamo anche la temperatura e facciamo cuocere questo composto per circa 2 minuti, sempre a temperatura bassa, mi raccomando. Allora, il composto è pronto, come vedete è molto morbido e dovete ottenere anche voi la stessa consistenza. Ci siamo, quindi ora spegniamo e ci mettiamo di là. Ora sposto il composto nella ciotola perché dobbiamo farlo raffreddare completamente. Ci siamo, il nostro composto è pronto, l'abbiamo fatto raffreddare e ora lo mettiamo all'interno di un frullatore. Io sto usando un frullatore con le lame a S. A questo punto prendiamo 3 uova e ne aggiungiamo uno alla volta. Quindi chiudo e frullo. Ok, perfetto, il primo uovo è stato incorporato perfettamente, aggiungiamo il secondo. Qui chiudo e frullo. Ok, perfetto. E infine aggiungiamo il terzo uovo. E frulliamo l'ultima volta. Ed ecco qui la consistenza che dobbiamo ottenere. Ora prendiamo una sac à poche, la mia è con la bocchetta a stella, ma va benissimo anche una bocchetta liscia se avete solo quella. La inseriamo in un contenitore alto e stretto come questo e la andiamo a riempire con il composto che abbiamo preparato. Diana, ma che cos'è che stiamo combinando oggi? Oggi prepariamo delle ciambelline come non le avete mai fatte, farcite anche. Ciambelline. Ciambelline. Quindi prendiamo una teglia e andiamo a creare le nostre ciambelline. Allora, io ho ottenuto 5 ciambelline e qui ho ancora dell'impasto avanzato, quindi vado a rinforzare semplicemente le ciambelline con un altro giro finché non esaurisco tutto l'impasto. In questo modo verranno anche un po' più alte. Perfetto, ci siamo. Io ne ho rinforzate solo due perché l'impasto poi è finito, quindi queste rimarranno un po' più basse, ma saranno bellissime ugualmente. Prima di infornare, io decoro le ciambelline con delle mandorle a lamelle. E ora inforniamo le ciambelline nel forno statico preriscaldato a 220 gradi per i primi 15 minuti, poi abbassiamo a 190 e cuociamo per altri 10 minuti. A dopo! Nel frattempo prepariamo il ripieno, quindi prendiamo 2 carote, le sbucciamo e ora taglio le carote a pezzettini. Una volta tagliate, mettiamo le carote in una padella. Ora prendo 2 cipollotti verdi e faccio la stessa cosa, li taglio a pezzetti. A questo punto metto anche i cipollotti in padella. Ora prendo anche una manciata di olive verdi e mettiamo anche le olive in padella. Un filo d'olio d'oliva, un pizzico di sale e ci spostiamo di là ai fornelli. E facciamo saltare le nostre verdure per una decina di minuti. Le verdure sono pronte, quindi spegniamo e ci spostiamo di là. Le nostre ciambelline sono pronte, ma prima di andare a vederle, lasciate un mi piace come sempre a questo video, condividetelo anche, mi raccomando, perché per noi il vostro supporto è preziosissimo. E se avete il nostro nuovo libro, Zero Glutine, Zero Rinunce, potete trovare questa ricetta anche a pagina 115. Se invece non avete ancora il libro, vi lasciamo il link qui sotto per ordinarlo online, oppure vi ricordo che trovate il nostro libro anche in tutte le librerie d'Italia. Andiamo a vederle. Subito! Guarda qui che meraviglia! Belle, Wow, ma sono enormi, altro che ciambelline, queste sono ciambellone. bellissime. Guardate qua. Ovviamente noi le abbiamo fatte raffreddare completamente, quindi fatelo anche voi, mi raccomando, prima di tagliarle. Meraviglia! Guardate che impasto. Ora, per farcire, io qui ho del formaggio vegetale spalmabile fatto in casa. Oramai la ricetta la conoscete tutti, in ogni caso ve la mettiamo anche qui sotto nei commenti. E
e quindi vado a farcire le nostre ciambelle. E sopra mettiamo uno strato delle verdure che abbiamo preparato prima. E la nostra prima ciambellina è pronta! È arrivato il momento. Com'è, Diana? È incredibile. Buona, eh? Dovete assolutamente farle! Mamma mia, buone!